È stato il giorno del dolore, quello di ieri a Montesano sulla Marcellana, il giorno dell'addio a Dora la Greca, ma è stato anche il giorno per la scoperta di un particolare importante sulla ricostruzione della tragedia. La ragazza infatti è caduta di spalle, o almeno è atterrata di schiena sul prato al di sotto della terrazza della mansarda del fidanzato. La ricostruzione, anche in base alle persone ascoltate in questi giorni, compresi i soccorritori, sembra far propendere verso la caduta di schiena della trentenne. Gli inquirenti non rilasciano dichiarazioni in tal senso, ma qualora fosse confermata con maggiore difficoltà, potrebbe essere compatibile con un gesto volontario di Dora. Non è un suicidio, è ciò che dicono da giorni gli amici di Dora, la sua famiglia, attraverso le parole dell'avvocato Renivaldo La Greca e lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi. Dora aveva troppa voglia di vivere e amava tutto ciò che faceva per potersi togliere la vita. Lo hanno detto nei giorni scorsi e anche ieri a chi ha assistito alle esequie. Le indagini quindi continuano e non si sono fermate neanche durante i funerali nella piccola chiesa d'Arena Bianca dedicata alla Madonna di Loreto. Ai funerali era assente Antonio Capasso, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio. L'amava e voleva costruire un futuro con lei, aveva detto così il suo legale, Domenico Stigliani, nei giorni scorsi. Ma Capasso, da quanto si dice all'esterno della chiesa d'Arena Bianca, non era molto amato da queste parti. Veniva quasi sempre da sola, lo ha detto il sindaco Rinaldi nei giorni scorsi. I due stavano insieme da circa 10 mesi e da quanto trapela, lui non era molto amato ad Arena Bianca. Al di là di queste vicende sulle quali indagherà comunque la procura di Potenza, anche sul rapporto tra i due, resta il grandissimo dolore per la perdita della trentenne Dora la Greca. Lo ha detto anche Don Ferdinando, il parroco, commosso durante l'omelia. Una forza vitale, quella di Dora, con la quale aveva reagito al problema all'udito e che ci ha insegnato tanto. La piccola chiesa non ce l'ha fatta a ospitare oltre 1 migliaio di persone arrivate a Montesano per salutare Dora. Tutti hanno poi scortato la trentenne fino al viaggio, l'ultimo, nel piccolo cimitero del Borgo Valdianese.